Ciao a tutti, sono qui oggi con un nuovo video in tenuta estivissima perché qui fa un caldo terribile, insopportabile e speriamo arrivi presto Natale. Adoro l'inverno, scusate, perché mi è arrivato un piccolo pacco, un piccolo ordine che ho fatto da Kiko, dove ho comprato praticamente principalmente rossetti, perché sono stata un paio di settimane fa al negozio Kiko che c'è qui all'outlet di Mantova e non è molto vicino a me e ho acquistato delle matite che mi piacevano un sacco e niente, volevo farvi vedere cosa mi è arrivato. Dunque, l'ordine adesso è un po' misto perché l'ho fatto insieme a una mia vicina di casa perché piacevano anche a lei queste matite e quindi abbiamo acquistato un po' di cosine. Dunque, sul sito della Kiko Cosmetics le spese di spedizione non le conosco perché io non ho mai fatto un ordine, questo era il primo che facevo e come primo ordine, anche se non arrivi alla cifra, insomma, penso che anche loro se arrivi a una certa cifra alla spedizione gratuita, comunque ti fanno con il primo ordine, con l'iscrizione e insomma il relativo primo ordine, le spese di spedizione a 1,99 euro. Niente, c'è un minimo d'ordine, da quello che mi ricordo, dovrebbe essere 19 euro. Comunque io l'ho fatto insieme alla mia vicina, faccio vedere un po' cosa mi è arrivato. Allora, beh, questo è il pacco, normalissimo pacchetto, forse non si vede niente, va bene, vi faccio vedere. Dentro il pacco c'è, non so perché, questa piccola shopper, non so perché l'abbiamo messa dentro, forse, non lo so, potevano anche fare una bustina di quelle più carine, comunque va bene. Fattura, vari imballi, l'Uribol, passerò la vita a schiacciarli. Poi ci sono tutte le cosine che ho preso, adesso le tiro fuori, così vediamo anche se c'è tutto. Oddio, attenzione, perché io sono facile ai disastri, perciò... Boh. Va bene, allora io in tutto ho speso... Abbiamo speso, comprese spese di spedizione, abbiamo speso niente perché qui non c'è scritto il totale. Bello. Insomma, comunque comprese spese di spedizione erano circa 32 euro, me lo ricordo, perciò siccome che qui non ci sono scritti, ci sono scritti i numeri, ma non diciamo i nomi dei rossetti, ho pensato, me li sono scritti, ecco. Allora, le matite di cui vi parlavo sono le Ultra Glossy. Queste qui e sono praticamente sono delle matite, adesso ve le faccio vedere, delle matite rossetto. Sono delle matite rossetto fatte in questo modo. Allora, questa è la numero 611 ed è il Rosa Shocking. Sono praticamente tutte, non sono matte naturalmente, perché, cioè, non sono matte perché non... Molto carine sono, io mi sono trovata bene, a parte che hanno un profumo di frutti che mi viene da mangiarmele, vabbè. Comunque, allora, di alcune matite ve ne faccio vedere solo una, perché ne abbiamo prese due. Io questa l'avevo già acquistata là al negozio, quindi questa non è la mia. Sono molto carine perché sono molto facili da stendere, hanno un colore che ha anche i colori più strani che possono sembrare magari troppo intensi sulle labbra diventano abbastanza come si dice portabili, quindi insomma ho deciso di fare appunto un altro ordine appunto perché mi sono piaciute talmente tanto. Allora, dunque, questa è un'altra Ultra Glossy, spero di non farvele vedere a coppie. È la 608 ed è la Bordeaux. 608 ed è la Bordeaux. Vedete? È questa sotto. Ha un colore un po' più scuro. Da vedere così, ad esempio, la matita sembra, cioè, per esempio, io un colore del genere se fosse stato completamente, diciamo, intenso e pigmentato, non lo porterei perché comunque sono molto chiaro di carnagione,
e non mi piace, però in realtà anche questa è una delle matite che io mi ero presa l'altra volta e che alla mia vicina era piaciuta tanto, perciò se l'è presa lei. Adesso io gliele prendo, gliele swatcho tutte, così lei è contenta. Questa in realtà è questa è la 602 che ho preso anch'io. Infatti qua in mezzo ce ne devono essere due. Dovrebbero. Altrimenti sarà l'ultima che prenderò in mano, abbiate pazienza. Qua, la metto di lato così non ve la faccio vedere due volte. La 602 è cacao rosato. Io non so, ecco, 602. È questo colore, vediamo com'è. Vedete, cambia moltissimo poi a metterlo sulla mano. Infatti, è un colore molto, molto carino. Hanno un profumo troppo buono. Poi, sempre come matite, abbiamo la 605 che è arancione. Potevo anche aprirle prima, ma dov'era il bello allora se non facevo un video di 20 minuti? Questa è la 605 arancione, che non è mia perché io l'arancione su di me lo odio, però è molto carina anche questa. Molto molto carina. Lei è castana, secondo me con questo colore sta molto bene. Io che sono bionda, sinceramente, un po' un effetto così. Dunque, questa è la 609 ed è rosa antico, che dovrebbe avere anche lei, in teoria. Rosa antico, sì. Infatti, le sto mettendo di lato appunto per evitarvi. Rosa antico, vedete voi che colore è il rosa antico. Non mi pare molto antico, forse rosa antico secondo loro, ma non è molto rosa antico. Molto bella anche questa. Abbiamo presa entrambe. Qui poi abbiamo la 603 che è color mirtillo, questa mi pareva più mirtillo l'altra e questa più rosa antico, comunque va bene. Praticamente è quasi identica al rosa antico. Ora io qui vedo la differenza, ma sì, penso si veda anche dallo schermo. Comunque sono molto carine, vedete, molto scriventi, molto naturalmente se non c'è lip glossy si chiamano, scivolano molto sulle labbra, quindi cioè, sono anche molto semplici da stendere, ecco, anche per me che sono proprio negata col make-up, però. Allora, questa è il rosa antico. Poi. Rosa antico. Abbiamo preso la 600 beige dorato. Dimenticavo di dirvi a proposito che sono in offerta queste matite sul sito, ecco, ora mi è venuto in mente, questo è il beige dorato, mi è venuto in mente che è molto carina, ma a me somiglia a un ombretto questa, cioè più che a un rossetto, troppo chiara anche per una chiarissima come me, farei l'effetto labbra trasparenti.
sono in offerta a 1 euro sul sito, vi dicevo. Io le ho pagate, comunque non una cifra esatta perché le ho pagate 1,80 euro o 1,90 euro quando sono andate in negozio, però adesso sono in offerta a 1 euro. Abbiamo fatto l'ordine appunto per questo, perché le abbiamo viste a 1 euro, ci era piaciuto molto, diciamo, la resa sulle labbra, dunque abbiamo deciso di comprarle. Dunque questo quindi era il 600 ed è beige dorato. Poi c'è la 613, che è amaranto. Questa io l'avevo già, lei l'aveva vista a me e le era piaciuta. Amaranto è questo colore. Questa è molto 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 bella. Adesso alcuni colori rosati scuri sulla mia mano sembrano tutti uguali, in realtà hanno delle tonalità diverse fra di loro, cioè viste dal vivo. E questa comunque sì, è la 613 amaranto, molto carina, la trovo molto bella sulle labbra, che ripeto non fa un effetto labbroni ipertinti, però le colora bene, ha una buona tenuta perlomeno sulle mie labbra, per quanto si possa, insomma, per una cosa glossy, ecco, per un rossetto non, però tiene bene, insomma. Poi ho preso la 606, questa è mia perché è rosso fuoco, che l'altra volta non avevo preso perché non sapevo bene la resa di queste matite, quindi temevo in un rosso troppo, in realtà anche questa, avendo un effetto un po' glossy e non proprio scriventi, cioè come si dice, coprentissimo, un effetto troppo coprente, ecco, risulta molto carino e molto naturale sulle labbra, è un rosso più che fuoco, sembra un rosso fragola, molto molto bello. Ecco qua, 606. Dopodiché dovremmo avere la 615, che l'ho presa io e sono curiosa perché era viola orchidea, 615, ero curiosa di vedere che colore, ecco qua, colore un po' particolare, ma anche questo molto carino, perché è un'orchidea, vedete come, cioè praticamente sembrano dei rossetti. Ora sicuramente magari non avranno una durata, nel senso la matita in sé non vi durerà una vita, perché io per esempio due applicazioni devo farci la punta, quindi, però per un euro io dico che comunque si può provare, no? Cioè io ora abbiamo voluto prendere quasi tutti i colori, però insomma sono divisi fra me e lei, non è che abbiamo preso per un euro, insomma. Molto carino anche questo colore, se mi dicevano mettiti un rossetto viola orchidea. Comunque, dopodiché abbiamo preso anche dei rossetti Smart Lipstick, che anche questi sul sito sono in offerta a 2 euro. Io non so come siano, perché io della Kiko non ho mai provato nulla per quanto riguarda i rossetti, quindi ho provato perché ho detto vabbè, tanto. Dunque questo è il 920 Smart Lipstick, dicevo appunto, è il rosa shocking, dovrebbe, eccolo qui, allora, non so se ti si presentano così, vabbè, packaging normalissimo, ecco, molto carino, rosa shocking, vediamo, molto bello questo colore per me, che sono un amante dei fucsia d'estate soprattutto, e dei rosa quasi in ogni declinazione. Ecco qua, questo è il rosa shocking ed è il numero 620. Dunque, poi abbiamo preso il 904, che è Strawberry Pink, e anche questo ne abbiamo presi due, infatti ve ne faccio vedere uno solo, vi risparmio di vederne due uguali. Strawberry Pink, che bello, guardate che bel colore. Ora anche qui, cioè, si falsano,
Qui sembra un colore fluo, cioè in questo momento, non so perché, ma vi assicuro che è proprio un rosa fragola. Poi dico, sembrano molto cremosi, io sui... Molto bello, sì. Poi ripeto, vediamo come buttano sulle labbra, insomma, perché vediamo se le seccano, se non le seccano, se saltano via subito. Ho voluto fare questa prova per 2 euro, io ne ho presi 3, credo. Perciò, allora, questo era Strawberry Pink. Qui c'è il 911 che è il rosa anguria, ero cioè, veramente curiosa di vedere questo rosa anguria io, perché non capivo, eccolo qua, il cane, eccomi qua, cane permettendo perché quando gli prendono i 5 minuti non si ferma più, comunque questo dicevamo che è il 911 rosa anguria ed è così. Questo somiglia all'altro, però ha una declinazione, ora vediamo, sulla mano, sulla zampina. Sì, è un po' più delicato, un po' più rosato. Sembra anche un po' più trasparente, a dire la verità, questo. Però è molto carino. Io adoro questi tipi di rossetti per l'estate, veramente mi piacciono tantissimo. L'ultimo che ho preso l'ha preso lei, praticamente la mia vicina, perché è il rosso fuoco, no, rosso e basta, ed è del 908. Io di rossi ne ho abbastanza, poi cioè, ultimamente non ho più questa passione per i rossi. Comunque sì, è un rosso molto carino, un po' freddo come rosso, forse non molto estivo a mio avviso. Ora voi non lo vedete un po' più chiaro. Però sì, sembra che si stendano molto bene. Io ho un odio profondo per quei rossetti che quando ne devi tirarli sulle labbra come fossero non lo so cosa, perché mi piacciono i rossetti che si stendono bene. Preferisco ripassarmelo adesso nella mia ignoranza, non sono una make-up artist e niente di tutto questo, però preferisco ripassarmelo durante la giornata, ma avere una sensazione di benessere alle labbra, di... piuttosto che sentire quei rossetti che si appiccicano alle labbra, anche se magari da vedere sono ancora bellissimi, io comunque me li sento troppo attaccati, ecco, troppo secchi. Mi piacciono i rossetti cremosi, ecco. Comunque, questo era quello che abbiamo preso per quanto riguarda i rossetti. Poi non ho saputo resistere e ho preso questa matita della nuova linea, di cui ho preso altre cose quando andai in negozio, e Skinny Fit Cajal, ed è il colore Symphonic Blue. Veramente mi sembrava un blu meraviglioso, cioè non solo mi sembrava, è un blu meraviglioso. Dunque, io sono bionda, questi sono i miei capelli non naturali, nel senso che io sono biondo scuro di natura, poi mi faccio, vabbè, ogni tanto tinta, ogni tanto colpi di luce, dipende da come mi girano. E ho gli occhi verdi scuro, cioè quindi praticamente chi mi guarda li vede castani, cioè, non sono occhi chiari. Però per questo motivo difficilmente utilizzo io matite azzurre, verdi, qualche volta verdi, ma sempre dei verdi particolari che possono proprio contrastare col mio occhio, perché io non so, trovo un po' brutto quando... A mio avviso, quando una persona ha gli occhi scuri, comunque castani, non dico neri, perché neri forse è più portabili, però gli occhi castani e si mette quei verdini, azzurrini, mi fanno molto, non so, anni 80, senza senso, non mi piacciono. Questa matita invece l'ho trovata bellissima io. Non so che uso ne farò, se la sfumerò, se farò la riga dell'eyeliner poi la sfumerò, non lo so. Comunque lo trovo estivissimo e bellissimo. Dunque, questa matita sono scontate del 30%, dovremmo averla pagata, non me lo ricorderò mai perché non c'è scritto su questo foglio che mi hanno dato, non so cosa mi hanno dato, però è. E comunque sul sito della Kiko la trovate, vi ho detto il numero, ah, il numero è lo 04, comunque fa parte della nuova linea Life in Rio, e, credo, sì. E,
non è che ce ne siano 5.000, sono i Kajal, perciò scadenza 36 mesi, a voglia. Niente, questo è tutto quello che abbiamo comprato. Io spero che queste piccole info possano essere utili o no, non lo so. Se avete bisogno di qualche delucidazione per quello che posso, diciamo, con i colori, io diciamo che nel video ve li ho messi tutti, perciò vi li ho detti tutti, ve li ho anche swatchati tutti. Vi ringrazio, un bacio.